da loggiato aperto a spazio espositivo, la storia della Galleria dei Candelabri dei Musei Vaticani si arricchisce di un nuovo capitolo, quello del restauro delle decorazioni pittoriche risalenti alla seconda metà dell'Ottocento e al papato di Leone XIII. Le sei campate, scandite da coppie di colonne che ospitano al loro interno preziosi candelabri marmorei, da cui prende il nome la galleria, sono tornate all'antico splendore grazie a 2 anni e mezzo di lavori, senza mai interdire l'accesso ai visitatori, e 700.000 euro di costi, integralmente sostenuti dai Patrons of the Arts in The Vatican Museum. Ce ne parla Nicole Forti, curatore della collezione di arte contemporanea dei Musei Vaticani e direttrice del restauro. Dovevamo restituire una leggibilità, una vera e propria leggibilità del tessuto pittorico, dovevamo intervenire rapidamente per le cadute di colore che avevamo e dunque il rischio di una perdita definitiva della pellicola pittorica, ma soprattutto per studiare questo particolare momento storico. Siamo alla fine dell'Ottocento, gli artisti non usano che raramente l'affresco, tecnica complessa, e soprattutto iniziano ad usare dei materiali, delle materie pittoriche che sorgono sul mercato, non sono più quelle manualmente prodotte dagli artisti, così resistenti, ma sono dei nuovi materiali in realtà fragili e facilmente deperibili. Di fronte a problemi strutturali, lesioni, macchie di umidità, danni creati al microclima e legati anche al grande afflusso di visitatori, nel restauro si è riservata un'attenzione particolare ai materiali per fissare il colore, come spiega Francesca Persegati, maestro restauratore dei Musei Vaticani e responsabile del cantiere. L'affresco è una tecnica molto resistente perché c'è una reazione chimica che ingloba il colore. Nel nostro caso sono tutti dipinti a tempera, vuol dire che c'è un legante, colla e olio, con i colori mescolati. E quindi quello che caratterizza queste volte è che sono estremamente fragili. Qualunque cosa si applica, le macchia. Nuova luce dunque per le decorazioni pittoriche, quelle di Domenico Torti che raffigurò l'allegoria della scienza della fotografia e quelle di Ludovico Seitz che nella galleria dipinse scene collegate all'esaltazione del pontificato di Papa Pecci, particolarmente legato alla riflessione teologica di San Tommaso d'Aquino, ancora Nicole Forti. Se voi notate la bellezza degli abiti, delle acconciature, delle ali, degli angeli che accompagnano le scene, vedrete questa impostazione quasi da melodramma e con un fondo, con un backstage sempre monocromo che permette di far risaltare la cromia magnifica delle sue figure e sempre una posa nei suoi protagonisti, che accompagna la narrazione e enfatizza la narrazione. Proprio l'alternanza di maestri come Seitz e Torti ha influito sull'indirizzo di restauro, lo illustra Francesca Persegati. Abbiamo avuto 2 direttori dei lavori alternati con tante manovalanze e tanti pittori, per cui rimuovendo il deposito, fissando, abbiamo ridato l'aspetto originario. Se voi guardate le volte, una ha delle tonalità più chiare, una più cipriose, una è più grigia, per cui abbiamo esaltato questa galleria che ora assomiglia come una collana fatta di perle, di pietre, direi, di colori diversi.